dopo di là, volevo. Signori spiano. Di qua. Alta teste, alta teste. Un attimo che facciamo le fotografie. Un fiore petaloso. Questo simbolo, allora, questo fiore non è una margherita, è un fiore disegnato da un bambino, un fiore petaloso che ha dentro i colori del sole, quindi è un fiore immaginario. Se volete dirmi che cosa ci vedo io ci vedo una bella peonia che ho messo qui sulla mia camicia stamattina. Antonio, ciao. Ecco. Quindi la cravatta giusta, il fiore, le peonie, margherita, quindi sì. E poi tutto perché tutti quanti fiori popolari, che noi siamo popolari. La margherita nacque con una lista elettorale dentro la quale c'era Mastella, Dini, poi c'era l'Asinello di Prodi e i popolari. Qual è la differenza tra la margherita e la margherita trentina? Ma io non è che mi occupo di botanica, mi occupo di politica. Ho fatto questa esperienza in Trentino fin dalla fine degli anni 90. Siamo un petalo, si parte insieme per costruire.